Ritornano le recensioni su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video che non facevo da veramente tanto tempo, la recensione di un libro. La recensione di un libro che in molti mi avete chiesto, perché andando avanti con il corso di disegno, andando avanti con il corso di pittura, in molti mi chiedete una lettura bella e colta che vi possa addentrare in maniera più approfondita in quella che è la costruzione di un'opera d'arte. E allora ho pensato di recensirvi un libro che io qui ho in seconda edizione, ma che stampano ancora, non vi preoccupate. Il mio è del 1923, sì, ma voi potete comprarlo anche del 2013, insomma. Ancora dopo 90 anni lo fanno, quindi questo vi sta a significare che è un manuale veramente, veramente importante. Di cosa vi sto parlando? Della grammatica del disegno di Ronchetti, edizioni Oepli. Guardate che bella la mia, ora ve la fotografo per farvela vedere, per farvi anche assaporare il gusto dell'antico. Allora, la grammatica del disegno di Ronchetti è un testo veramente importante per coloro che si vogliono accostare al disegno in maniera consapevole. All'interno ha un indice veramente approfondito, ve lo leggo un po'. Innanzitutto si parte dal contorno e dalle linee, la grammatica delle linee e la grammatica del contorno, quindi una parte seconda amplissima sulla prospettiva. Vi dice anche quelli che sono gli errori prospettici comuni, le licenze artistiche, quelle che si possono anche, le regole che si possono anche trasgredire per far sì che un dipinto, pur non avendo gli elementi prospettici ben eseguiti, possa essere comunque valido. Mi parla degli orizzonti, quello naturale e quello del quadro. Naturalmente io vi parlerò pian piano, che andremo avanti con il corso di pittura, di tutte queste cose, ma se volete un compendio scritto, una guida sempre con voi, questo libro è quello che fa per voi. Nella terza parte invece c'è quello che vi sto facendo fare nel corso di disegno, cioè lo studio della figura. Quindi lo studio dell'anatomia artistica, vi spiega le varie sezioni dell'anatomia, vi spiega le varie parti del corpo e poi c'è una bellissima parte che riguarda il chiaroscuro, lo studio delle ombre, la teoria delle ombre, veramente, veramente ben fatto. Su internet potete trovare le edizioni antiche, se no all'Oepli direttamente nel loro sito, di cui vi metto il link qua sotto, casomai potete trovare le nuove edizioni. Io oggi ho guardato per sbirciare, costano circa 11 euro questi manuali, quindi non hanno neanche un prezzo, quelli moderni, no, questi non costano 11 euro, quelli moderni costano 11 euro, quindi un prezzo abbastanza agevole per avere una guida che ci possa accompagnare mano a mano in maniera seria nello studio del disegno. Non è un libro, ha tante tavole, ma sono, almeno questo antico, sono delle tavole abbastanza serie, abbastanza impegnative da leggere, però qui stiamo parlando di persone che hanno da una parte che vi istruisce teoricamente e che hanno bisogno di un compendio scritto in cui trovare quello che io vi dico magari oralmente, quindi non mi sarà di difficile lettura questo libro, ve lo garantisco. Quindi per chi vuole un aiuto sempre accanto a sé, una guida, un vademecum serio che aiuti a capire quella che è la grammatica del disegno, questo è il libro che vi consiglio, il manuale della grammatica del disegno di Ronchetti, edizioni Oepli. Bene, buona lettura e buon divertimento, e come c'è scritto anche qua dentro, la migliore scuola è l'allenamento, ricordatevelo sempre. Quindi allenatevi, e se vi volete allenare e volete fare un bel corso di disegno, vi lascio il link qua sotto della mia pagina Facebook, dove troverete i compiti per le vacanze che ho assegnato in seno al corso di disegno, che riprenderà a settembre e che, se vorrete, potrete fare anche voi, naturalmente tutto gratis, ragazzi. Bene, da Ombretta e d'Arte per te è tutto, arrivederci, alla prossima!